Amici di YouTube, buona giornata da Bianco Nero Man e bentrovati in questo video. Allora, io ieri la partita Italia-Argentina non l'ho vista, no? Ma però ho visto degli highlights, no? Ma com'è sta storia che Di Maria è un giocatore finito, è un giocatore vecchio, è inutile? Ma voi ieri l'avete visto Di Maria, ragazzi? A parte il gol, che ha fatto un gol straordinario, ma avete visto che giocatore? Sempre palla incollata al piede, si porta dietro due o tre giocatori. Boh, io non so come si possa dire che un giocatore del genere è un giocatore finito, che non può esserci utile. Boh, io non lo so. Questa è l'ennesima dimostrazione che non tutti possono parlare di pallone. Non tutti possono parlare di pallone, perché dire che Di Maria è un giocatore finito è una bestemmia. Poi però poi si esalta Dybala, che entra al 94esimo, fa un gol inutile, perché i soliti gol inutili di Dybala, no? Quello che faceva in Italia, col Benevento, con lo Spezia, col Como, con altre squadrette, no? I soliti gol inutili di Dybala. Però lui viene esaltato. Ma Di Maria, ragazzi, che giocatore, che giocatore. Io spero che la Juventus faccia in fretta e si porti a casa questo giocatore, perché è un giocatore straordinario che ci può essere utile. Solo con lui e con Pogba, ragazzi, questa squadra fa un salto di qualità che voi neanche vi immaginate. Senza dimenticare che rientrerà Chiesa, rientrerà McKennie, e quindi staremo a vedere. Ma Di Maria è assolutamente da portare a Torino. Non ci sono storie, perché è un giocatore straordinario e ieri ancora una volta l'ha dimostrato, nonostante l'età. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, e per chi è a casa, buon riposo e fino alla fine, forza Juventus. Ciao.